va in aeroporto e ho l'autista di fiducia. Non ve lo faccio vedere perché è figo assai. È un casino, caldo e vabbè. Comunque sono a prendere un caffè fuori. Stravolta dal viaggio, ma credo di aver trovato i colori giusti. No, lei ormai è indipendente, eh? Scusami, dai. Dai, mica puoi essere così indipendente tu. Ce la portiamo a casa questa. Il topo. Topo. Colorito di un'ora e mezza di mare. Buongiorno. Qualcuno nota che ieri, prima di partire, sono andata al parrucchiere e ho tagliato un altro centimetro e forse un centimetro e mezzo, non vorrei dire. Il mio vicino parla. Ah. Scusate, dovevo far passare qualcuno. Allora, Trilla si è comportata benissimo, sta apprezzando ancora di più. Oggi mi hanno detto che era un pochino coperto, per cui mi va bene, si sta benissimo, una temperatura splendida. E adesso è arrabbiata perché le ho messo un guinzaglio lungo, può andare nel giardino, però finché rimane nel suo giardino va tutto bene, ma che debba andare nei giardini dei vicini, no. Questa cosa è una cosa che dovevo. E poi volevo dirvi che ci sono delle formiche che sono come mucche. Allora, capisco, dovrò chiedere se c'è qualche cosa per evitare. Non entrano, però sono qui nel patio e sinceramente non gradisco. Sono come mucche. Conoscete le formiche mucche? Lo sfondo bianco come piace a me. No, è un'altra storia. Sembra che io sia già abbronzata. Ha scoperto la libertà, ma come tutti i giovani che non sanno gestire la propria libertà, ne approfitta. Ne approfitta. E allora dobbiamo abituarci, eh? Adesso aspetto di fare la doccia io e... fate ciao Trilla. Trilla, fammi vedere che fai. Ciao, guardatelo com'è il topo rasato, perché l'ho portata poi a fare il taglio garzone, eh? Che ti ha fatto il taglio garzone, Chiara? Solo per pochi, è il massimo del sexy del mio costume. Una che la rete non è così stringata che esce fuori tutta la ciccia come le calze a rete. Quanto sono odiose quelle calze a rete strette con la trama larga che esce fuori la ciccia. Bruttissime.
bello questo sfondo, eh? Intagliato, impagliato. È il mio vicino che parla. E adesso io vado a fare la doccia. Guardate che di cose così non ne vedrete tante, eh? Questo è il mio figurone. L'ho convinta di aver registrato. Comunque ho messo una matita di Wacom, un po' di questo matitone di Wacom e questo mascara di Essence. E poi ho messo di Diego Della Palma qui un po' di brillantinante. Stavo dicendo che ho perso il tappo, devo cercare le cose perché ho perso il tappo dell'eyeliner di Dior, lo devo cercare. Pensa tu, ho fatto tutto sto casino per nulla. Ho trovato il tappo, meno male. Perché già ho perso quello di Kat Von D e mi dispiaceva, insomma. C'è una cosa assurda, vi ricordate questi Dior sull'arancio? Chissà, questo rosa con... No. Sì. Ci sta. Forse la matita rosa di base smorza. Vediamo se riesco a vedere un po' di tramonto. Guarda che meraviglia! Guarda! Amore, che bellissimo. Tanto quello è. Sono seduta sulla sedia del bagnino, infatti qui c'è un binocolo. Ma quanto bello è. No, lei. Il tramonto. Scusate, sono senza parole. Tu? Ho idea che fra un po' dovrebbero cominciare a mettere della musica e la cosa non mi piace per niente. Come rovinare un tramonto? Speriamo di no. Il raggio verde.
Trilla vince in corteggiatori. Rimedia lei, va a posto. Di sotto si sta che è una meraviglia. Con questo vi saluto, credo, per il momento. Ciao.